per oggi, al di là di qualsiasi obiettivo che può avere ancora il Catania, hanno pesato forse tanto le assenze di Roger, di Contemporaneo, secondo me? No, per la semplice ragione che comunque e sempre io sono abituato a guardare chi gioca, quelli che sono sul terreno di gioco. Abbiamo espresso più volte una valutazione estremamente positiva su quello che è il nostro organico, sui valori del gruppo, sulla realtà positiva che dà questo organico. E quindi oggi, al di là delle assenze importanti che c'erano, non è sicuramente questo il motivo per cui noi abbiamo pareggiato questa partita. Il motivo va riscontrato sul fatto che nel calcio ci sono anche gli avversari. E oggi il Cagliari ha dimostrato come recita il suo dato numerico rispetto alla classifica da gennaio in poi, è nelle primissime posizioni. Domenica scorsa ha messo sotto la Fiorentina senza discussioni, meritando la vittoria, una Fiorentina che oggi in inferiorità numerica ha pareggiato col Milan. Quindi una partita che oggi noi potevamo vincere, potevamo perdere, che si è chiusa in parità per il valore dell'avversario. Abbiamo cercato di far nostra la gara, non ci siamo riusciti. E allora, se andiamo a vedere le cose positive, diciamo che intanto siamo a 4 punti più del girone d'andata, che da parte di tutti era stato giudicato come estremamente positivo. Siamo a 2 punti dal record della storia dell'intera vita della nostra società rossoazzurra per quanto riguarda i punti in un campionato di Serie A. E oggi non siamo riusciti a vincere perché in campo c'era anche un avversario che ha lottato alla pari con noi. Ecco, abbiamo perso terreno rispetto alle squadre che sono avanti. Abbiamo visto un po' i giocatori uscire dal campo scoraggiati. È entrato nello spogliatoio, ha parlato con loro, li ha visti? Non erano scoraggiati, erano semplicemente stanchi, come era stanco il Cagliari che nel finale di partita ha avuto 2 giocatori colpiti da crampi proprio perché hanno messo sul terreno di gioco ogni e qualunque energia e risorsa, come è giusto che sia nel calcio. E quindi è chiaro che speravamo di far nostra la partita, di arrivare a 3 punti che oggi saremmo a dire che i 48 avrebbero pareggiato il record storico. E quindi è chiaro che al termine, quando si pareggia e si era accarezzata la possibilità di arrivare a questo risultato, c'è un momento di amarezza, come è giusto che sia, perché altrimenti vorrebbe dire che non ci teniamo in maniera viscerale a quelle che sono le nostre componenti. Noi abbiamo detto che una volta raggiunta la salvezza avremmo cercato con tutto noi stessi di aggiungere positività e risultati al nostro cammino. E ogni partita cerchiamo di dare questo tipo di segnale. Con l'Udinese siamo riusciti a vincerla, oggi l'abbiamo pareggiata. A Roma purtroppo nell'ultimo quarto d'ora di gara siamo stati superati dalla squadra laziale, però ogni gara cerchiamo di affrontarla nell'obiettivo di cogliere il massimo risultato possibile. Però con questo spirito naturalmente saranno importanti anche le ultime 7 giornate di campionato. In ogni caso il Catania vuole proseguire nel suo ruolo. Assolutamente, noi abbiamo dinanzi un risultato importantissimo, che è quella di scrivere una pagina a caratteri indelebili su quella che è la storia di questa società, e vogliamo tutti assieme riuscirci, perché oggi abbiamo visto un Cagliari che nel girone di ritorno sta facendo benissimo, ma che in questo momento è 7 punti sotto di noi, e quindi la nostra classifica rimane sintomatica di un campionato straordinario, sperando fra qualche domenica magari di dire che è il campionato più bello della storia della nostra società. La speranza di avere a disposizione l'Odi al Milan nella prossima partita è concreta per il Catania? Io, Antonio, come lei ben sa, parlo di chi va in campo, quindi speriamo di recuperare tutti a disposizione del mister, in modo tale che ci possano essere le scelte sulla platea più vasta possibile, però in questo momento parliamo dei ragazzi che sono stati in campo oggi. Cambiando argomento, il presidente ha detto di aver fatto già 2 acquisti, 2 sudamericani, è possibile sapere almeno i ruoli? Dopo il 19 maggio si parla di campagna trasferimenti, sino al 19 maggio parliamo solo di questo campionato e tutti concentrati da domani a pensare alla partita di Verona con il Chievo. Ok, grazie. Grazie a tutti voi.